Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ecco, fratelli carissimi, siamo giunti a questa terza domenica, terza tappa del nostro cammino quaresimale che ci aiuta a mettere in relazione la nostra quotidianità con i vari momenti della Messa, per assaporare la gioia dell'incontro con Dio e con i fratelli. Nelle scorse domeniche abbiamo visto che la Messa è accoglienza e perdono. Questa settimana vediamo che la Messa è ascolto della parola che viene da Dio attraverso la Bibbia e l'omelia del sacerdote. Oggi, come potete vedere, è stata scoperta la parola e l'immagine ascolto, perché la parola di Dio va ascoltata con attenzione. Infatti, è attraverso di essa che Dio comunica con il nostro cuore ed è per questo che i nostri ragazzi hanno portato simbolicamente una Bibbia in processione. Gesù, la tua parola è indispensabile per la nostra vita, come lo è l'acqua, perché ti dona vigore alla nostra anima e alimenta dalla difficoltà della vita. Signore, grazie perché non ti stanchi di parlarci, anche quando non abbiamo voglia di parlarti. Aiutaci a portare a casa la messa di liturgia con la tua parola e a ricordarla giorno dopo giorno. Gesù, aiutaci ad apprendere lo stile del buon cristiano per essere capace di imitare, di amare il prossimo e mettere in pratica quello che tu ci trasmetti attraverso il Vangelo e il Vangelo.